Buonasera, sono 19,90. Ci vuoi un po' di sconto? Mi dispiace, ma purtroppo non facciamo nuovi prezzi. Tieni. No, no, no. Tieni il resto, tieni. All'anima del tirchio. Come, scusa? No, dicevo, all'anima del tirchio del proprietario del locale che non vi ha fatto neanche un poco di sconto. Sono pure un buon cliente. Ma si vede che siete un signore. Anzi, grazie mille per la mancia, Ma che torno a casa mi prenoto un bel viaggio. E a dove tu dici ci andessi? Al quinto piano. Dove abito io ci sta l'ascensore che costa. Mi faccio il piacere. Ciao, buonasera. Qui. Ti aspettavo tra 15 minuti. Vabbè, quanto si può accontentare un cliente. Grazie. Ma la pizza? Ce l'ho nella tasca. Ma mica è una rapina. Mi dispiace. Ma rapina a domicilio non mi era mai capitato. E non si demoralizzi, c'è sempre una prima volta. Tanto è l'ultima, Grazie mille. Ma faccia una cosa. Tenga questi, che se poi viene la pizza e sta senza soldi, che figura fa? Ah, rapito con questo. Grazie. Buonasera. Lasci tutto a terra e si allontani di 2 metri. Ma guardate che queste bombe qua si mangiano, non scoppiano. Salve. Grazie di essere venuto. No, ma non mi deve ringraziare, è il mio lavoro. Che si dice fuori? Io vivo da solo e non vedo nessuno da parecchio tempo. Scusate, allora perché avete ordinato 2 cianotti? Posso invitarla a cena? Buonasera, mi scusi il ritardo. Per farci perdonare le abbiamo regalato in omaggio una porzione di parmigiano di melanzane. Ma io, ma sei tremati. È troppo tardi. È vero tu? Se me la mangi faccio la nottata. E come possiamo farci perdonare? Portami cornetti e cappuccino. Per ora di cena ce la fai? Ah, che bello, piano terra. Il signor Esposito Alfredo? No, Gaetano, Alfredo è mio fratello. E abita qui con lei? Al 17° piano, vicini all'anagrafe, lontani al catasto. E vabbè, grazie lo stesso. Per l'ascensore ci vogliono i soldi? 1500 euro si deve riparare. Ah. Se vuoi gliela porto io, perché purtroppo devo salire da lui per un'altra cosa dopo. Ah, veramente? Certo, lo faccio volentieri, è mio fratello. Grazie mille allora. Guardi che è già stato pagato con l'app. È un amico a mangia. Grazie mille, ma lei è gentilissimo. Buona serata. Buon lavoro. Papà, che si mangia? Cianotti. Ci metti tu, faccio io. Salve. Finalmente vedo qualcuno, perché non pensi che non vedevo nessuno. Ipocondriaco? No, ipovedente. Finalmente mi sono arrivato in lente. Ciao. Come sei bello, voglio. Potresti essere mio figlio. Ma io sono tuo figlio, papà. E perché lavori qua? Perché tu mi hai detto, sono stanco di mantenerti, trovati un lavoro. Bravo, papà. E sono 32 euro più 5 euro di mangia a piacere. Ma costava meno quando stiva a casa.